Stop, stop, put up that. Spoon, hook the dum 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 dum. Dario! Lucio! Io e Dario Fo ci vediamo da tanto tempo e tutte le volte, grande affetto, ci diamo appuntamenti, non ci vediamo mai più, non rispettiamo gli appuntamenti, ma come leitmotiv, come cosa ricorrente, è sempre perché non lavoriamo insieme? Questa domanda ce la siamo sempre fatta. Progetti mai rispettati. Ora però io e Dario lavoriamo insieme. Su, va, debadu. Debadu. Adesso tenteremo di risolvere, realizzare un esperimento che forse è la prima volta che si viene tentato da due jazzmen come due, cioè quello di riuscire a rifare un dialogo sul tipo jazz del 1920-22, completamente a soggetto, improvvisato, in slang americano, riuscendo però a non dire mai una parola in inglese, questo è importante. Ma tutto questo considerando il fatto che abbiamo veramente tante cose da dirci, visto il poco tempo che abbiamo a disposizione. Quindi tutto è comunicato così. Side to side. Ma! Ah, ma per l'astro chi? Ma l'astro chi? Ma prima, non lo spiego in inglese. Ma! You speak big, tutto bianco, liscio, pulito, andiamo. No, ma era un modello
che le rotelle non ce le ha. Ah, adesso se un frigorifero non ha le rotelle per fare almeno da monopattino non va bene, andiamo. Sì, ma non so come fare per poterlo pagare. Qualche cambialetta, lo vanno tutti, andiamo. Straordinario mi tocca, Raffa. Bravo, scusami, fagli straordinari per pagare un frigorifero francese. Forse almeno tedesco, andiamo. Ho rinnovato la mia tessera. Quale? Quella del calcio, squadra del cuore. Ah, non del partito, giusto, bravo, bisogna divertirci almeno. Abbonamento 30 partite, non so come fare per poterla pagare. Straordinari, fai qualche straordinario, andiamo. Farò qualche ora di straordinario. Bravo, non si ridi, solo pane, andiamo. Se qualcuno non va, andando bene, che almeno qua gridare arbitro cornuto, che divertimento c'è, andiamo, via. Qualche ora in più mi toccherà far, ma la partita non posso mancare. Giusto, ci vuole l'elezione dello spirito, andiamo. Però che resistenza, voglio vedere come te la cavi, vai, 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 che mi diverto. Ho comprato un'altra macchina. Ehi! 850 motore da tre. Ma perché quell'altra dove l'aveva il motore, scusa? L'aveva davanti con due solo fanali, pagati con cambiali. Adesso voglio vedere come paghi questa, con che cosa la paghi. Mi toccherà fare degli straordinari. Bravo, sì. Qualche ora in più mi toccherà far, ma la macchina non mi posso privare. Giusto, bisogna andare sull'autostrada a respirare la domenica. Poi a piedi sull'autostrada non ti lasciano neanche entrare. Ho comperato un sacco di roba. Bravo. Sono contento come un pascià. Hai previsto questo a tutto. Alla televisione a colori, il frullino, il tagliabrodo, tutto a bravo, sono bravo. Sono contento, ma sono un po' stanco. Immagino, insomma. Gli straordinari mi pesano. Sono contento, ma sono un po' stanco. Sì. Stanco come un pascià. Anche il pascià muore, non vai, che sei forte come un toro, vai. Sì, d'accordo, sono integrato. No, per carità. Ma non credeate che abbia tradito. No, ma che sei la punta avanzata di tutto il movimento della classe. Andiamo, vai. E vedrai che al prossimo sciopero. Ah, quello per lo straordinario. Riduzione dell'orario. A 7 ore sarò il primo a scioperare. Sì, e 7 ore noi lotteremo così. Più straordinari riuscirò a fare. Bravo, bravo Stevie. Pronto? Chi c'è? Scusami moglie, stanotte non torno. Vai in giro a fare il balabiot questo qui. Tutta la notte dovrò lavorare. Anche di notte lavori, bravo. Perché bravo. Domani ci sono sciopero. Bravo, sciopero. E le ore che perdo devo recuperare. Lavora di notte. Non posso perdere. Non sono un crumiro. No, faccio il facchino. Bravo. Lavoro di più. Lavoro di più. Che c'è? Cosa succede? Cosa fai? L'infarto. Questa è una canzone di Carcerati. Non l'ho mai cantata, grazie all'apporto di Lucio riusciamo per la prima volta a cantare. Non conosco le parole, quindi scusate se dovrò leggerle su questo testo. Zucco carcerate, il duele prima ancora di entrare in fabbrica. Duele, carcerate. Ma teniva una catena, la catena lunga e silenziosa, non me ne accorgevo, sono carcerato, anche Gesù Cristo fu carcerato, carcerato politico dicono, un sovversivo populista dicono, e come un altro carcerato comune dicono, un ladro, un certo Barabba fu scambiato. Sono carcerati in carcere come a noi Gesù Cristo, fu pestato senza condizionale, fu condannato, seduto sul pugliolo come a noi, lo costrinsero a pregare i giudici, gli stessi nostri in latino, nel nome del popolo l'hanno sentenziato sul letto di contenzione, sul letto come a noi nudo l'hanno disteso. Sono carcerati, dei carcerieri l'hanno sputato, le guardie l'hanno inchiodato, con altri due carcerati come a noi l'hanno inchiodata, perché non si sentisse solo, isolato. Sono carcerati, il vostro Dio, signori, si
signore, a voi borghesi. Voi ricordate quando mangiate l'ostia nostra, l'ostia sua, e la carne nostra che mangiate, che mangiate.